Buonasera, se vi accomodate facciamo l'appello. Allora, Gianassi presente, Giorgetti, Bosi Sara, Stera Aurelio, San Querin Camilla presente, Surace Marco, Mariani, Milani Graziella, Guarducci Andrea, Bottino Marco, Lobina, Pecchioli, Conti Gloria, Chiari Bruno, Pratesi Erika, Okoye Ciucuma, Falchi Lorenzo, Salvetti, Ajazzi Manola, Massi, Gargiulo, Loiero, Baldinotti, Attanasio, Biagiotti Leonardo, Santoni Andrea, Doni Massimo, Arrighetti, Giovannini Silvana, Vettori Fabrizio, che non c'è, assente. Allora diamo inizio ai lavori alle 15:25, 25 consiglieri presenti. Allora, come avete già avuto notizia tramite mail, per il 9 aprile è previsto un consiglio supplementare. Questo qui è stato concordato anche in conferenza dei capigruppo, perché da mettere viene il 9 in consiglio comunale per l'adozione il nuovo regolamento urbanistico. È già a disposizione il materiale anche sul supporto informatico. Sono già previste, che sono già state convocate, due commissioni, una il 27 di marzo e una il 4 di aprile, con inizio entrambe la mattina alle 9, con orario aperto in base alle necessità che i consiglieri hanno di esaminare insieme al sindaco, all'assessore e ai dirigenti il regolamento urbanistico. Il consiglio del, ora lo decideremo in maniera definitiva alla conferenza dei capigruppo, comunque l'orario di inizio per il consiglio del 9 aprile l'orario di inizio alle 9:30. È prevista poi una pausa, concorderemo il modo, penso anche al limite si può organizzare un break qui direttamente in aula per poi proseguire eventualmente nel pomeriggio i lavori qualora ve ne sia la necessità. Io non ho altro da aggiungere, se il sindaco deve aggiungere qualcosa, ecco, passo la parola al sindaco. Grazie, due comunicazioni, una breve, nel senso che avevo pensato di informare il consiglio sull'esito dell'incontro che era programmato ieri in regione con la regione e la provincia, l'organizzazione sindacale, il curatore di Richard Ginori. Invece l'incontro è stato annullato per cause tecniche, probabilmente per l'indisponibilità di qualche protagonista, e ad oggi non è stata riconvocata la riunione, quindi non sono in grado di darvi notizie ulteriori rispetto a quelle note a tutti voi, mantenendo l'impegno a tenere informati i presidenti dei gruppi delle novità che eventualmente avvenissero nelle prossime ore.
La comunicazione invece che volevo fare al Consiglio, visto che ce ne siamo occupati in maniera molto intensa qualche mese addietro, riguarda la dismissione del pacchetto azionario detenuto dal Comune di Sesto nell'azienda Produrre Pulito, pari al 22,32 dell'intero capitale sociale. I consiglieri sanno, la procedura di dismissione dell'azienda è stata avviata dal Consiglio Comunale in data 11 dicembre con delibera 109, nella quale si disponeva di procedere alla dismissione delle quote detenute dal Comune di Sesto, attivando a tal fine, anche in considerazione della rilevanza delle medesime, una procedura ad evidenza pubblica, tenendo di conto altresì delle prerogative in capo ai soci di quell'articolo 7 dello Statuto della Società e di assumere quale parametro economico minimo da porre come base d'asta per le procedure di dismissione in parola la quota proporzionale al valore del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio dell'azienda approvato il 31/12/2011 pari a 583.490,36 euro. In ottemperanza a quella delibera, l'amministrazione ha pubblicato il 20 di dicembre il relativo avviso di vendita con determinazione dirigenziale e in data 24 gennaio si è tenuta la seduta della commissione aggiudicatrice, ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria del pacchetto azionario a Consag S.p.A., risultato l'unico offerente con un importo di 586.000 euro. A seguito delle verifiche di rito ed a seguito dell'espletarsi con esito positivo degli adempimenti di quell'articolo 7 dello Statuto della Società, relativa all'esercizio della prelazione da parte dei soci e al gradimento da parte dell'Assemblea, l'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 13 marzo con determinazione 282. Le pratiche di vendita si perfezioneranno domani alla presenza del notaio con il trasferimento del certificato azionario del Comune di Sesto a Consag S.p.A. ed il contestuale versamento dell'importo dovuto da parte dell'acquirente al netto della caparra già versata. Dato che in questa sede al momento dell'approvazione qualcuno di noi, ma insomma i dubbi erano anche nell'amministrazione, sulla reale possibilità di giungere ad un compimento della procedura al prezzo a base d'asta indicato dalla delibera modesima, tanto dovevamo a questo consiglio, la procedura si concluderà con un saldo positivo di 2.700 euro rispetto alla base d'asta. I consiglieri si ricorderanno la procedura che chiesi e ottenni con la vostra benevolenza di fare in maniera accelerata, perché avremmo in qualche modo messo a base d'asta i valori del bilancio del 2011 invece che aggiornare lo stato patrimoniale al bilancio del 2012 che sapevamo già essere in perdita. Si concluderà dunque domani, dopo 26 anni, la presenza del Comune di Sesto in Produrre Pulito S.p.A. e questa dunque l'occasione per ringraziare tutti gli amministratori e dirigenti dell'azienda per l'impegno profuso in questi lunghi anni in cui si è consumata l'esperienza aziendale di Produrre Pulito. Credo che Produrre Pulito abbia dato un contributo importante alle aziende del territorio per consentire lo smaltimento dei rifiuti speciali con prezzi competitivi e in totale sicurezza dal punto di vista delle normative ambientali. Ringrazio in particolare l'attuale presidente, il dottor Nino Di Matteo, che ha seguito con attenzione e piena collaborazione anche in questa ultima delicata fase, conclusasi con l'uscita del Comune di Sesto dalla compagine societaria di Produrre Pulito. Ringrazio il sindaco, passo la parola al vice sindaco Niccoli. Sì, buonasera, volevo informare il consiglio di un atto, di un incontro che è avvenuto la scorsa settimana in data 13 marzo, dopo circa sei mesi da quando Lode Fiorentino aveva deciso di incontrare la commissione regionale per quanto riguarda le problematiche del disagio abitativo e in particolare la modifica della 96. Il 13 marzo finalmente abbiamo avuto l'audizione come Lode Fiorentina presso la settima commissione consiliare regionale, che è quella che riguarda la mobilità, le infrastrutture e anche i problemi della casa. In quella circostanza eravamo presenti parecchi comuni della Lode e la coordinatrice, l'assessora vice sindaco Stefania Saccardi, ha illustrato per tutta la Lode fiorentina i temi a noi cari, anche a voi cari, perché più volte abbiamo affrontato questo problema. Avevamo buttato come Lode giù degli appunti che riguardavano il reddito di accesso alle graduatorie AERP, che attualmente
è un calcolo abbastanza complesso, ma che riguarda sostanzialmente soltanto il reddito dal lavoro o dipendente o autonomo. Noi chiediamo l'adozione dell'ISEE perché il patrimonio faccia comunque parte di tutto, di tutta il mondo del reddito e dell'accesso, la revisione dei canoni di locazione, perché ricordo attualmente il più basso è di 12,91, che non copre nemmeno le spese della manutenzione, della gestione degli alloggi, perché a Casa Spa spendiamo 25 euro al mese, per cui un canone minimo che copra perlomeno le spese nella gestione, che va dal 30 a 50 euro mensile, la possibilità di creare più fasce di reddito all'interno del calcolo del canone di locazione, perché attualmente anche chi è in fascia alta, cosiddetta canone K, che è quello o più alto o diciamo di punizione per chi non porta i redditi, si aggira sui 400 euro e di sotto molto la fascia di mercato attuale nella nostra zona. Chiediamo anche una revisione delle norme perché ci portano alla decadenza dell'affidamento dell'alloggio e una revisione dei punteggi, la mobilità e la sostenibilità finanziaria della ristrutturazione del mantenimento del patrimonio ERP. Tutti argomenti che più volte noi abbiamo trattato in Consiglio Comunale e tutte le forze politiche hanno sottoscritto anche un ordine del giorno in cui si riteneva ormai da tempo necessaria, non poteva più essere rimandata, una revisione della 96. I componenti della commissione che erano presenti si sono espressi in modo concorde con noi nella urgenza di rivedere la legge 96, ma anche di riconoscere un limite che ancora questo mandato legislativo della regionale non ha in qualche modo espresso nessun provvedimento che riguarda l'emergenza abitativa. Infatti ricordo che ci hanno ricordato che ancora non è uscita la legge sulle alienazioni degli alloggi, la possibilità di vendere alcuni alloggi che sono diseconomici o comunque non funzionali all'esigenza e ai problemi che dovrebbero in qualche modo andare incontro l'edilizia popolare, e che sulla 96 era stata fatta una piccola revisione sul punteggio, ma che non ci aiutava a gestire l'emergenza abitativa. Ci siamo lasciati in quella commissione con un suggerimento da parte del Presidente Mattei di un invito, diciamo, che fa sì che la Lode Fiorentina portasse alla Commissione Consiliare regionale una bozza di proposta di legge. La Lode Fiorentina si è riunita poi la settimana successiva, il 20 di marzo, ha preso in carico questo impegno e stiamo lavorando per produrre una bozza di legge da sottoporre, una bozza di modifica di legge da sottoporre alla Commissione Consiliare. Cosa è buffo? Volevo anche raccontarvi questo. Che il giorno 11, cioè due giorni prima dell'audizione, premetto che l'audizione l'assessore non era presente, due giorni prima la giunta regionale ha approvato un preliminare di indirizzo per la modifica della 96, senza informare né l'ANCI né i comuni interessati della regione Toscana. Non solo, due giorni prima ha anche approvato un'altra legge che riguarda la gestione delle emergenze abitative per quanto riguarda la modalità e l'istituzione delle commissioni territoriali, un ritorno al passato. Anche questo senza passare da nessun tavolo di confronto. Per cui capite bene che i rapporti con l'assessore all'Occa non sono delle splendide per quanto riguarda la Lode Fiorentino, e anche i commenti successivi all'audizione del 13 non sono stati positivi. La Lode Fiorentina
e Sesto Fiorentino e la mia persona, anche all'ultima riunione abbiamo ribadito l'importanza di un tavolo di confronto fra l'ANCI Casa e la Regione. Noi lavoreremo in due direzioni: uno, per avere una modifica al più presto, anche parziale, della 96, e dall'altra far sì che gli enti locali, che sono quelli che in primis gestiscono il disagio abitativo, siano in qualche modo protagonisti e seduti al tavolo insieme alla Regione a parlare di questa problematica. La situazione è veramente drammatica, gli sfratti per morosità stanno aumentando in modo vertiginoso e ancora la Regione stenta a uscire con la nuova, con le nuove misure per sostegno al canone chi incorre nella morosità incolpevole, ma speriamo tutti che escano con dei provvedimenti molto diversi rispetto al 2012, perché su un budget, parlo di Sesto Fiorentino, di circa 50.000 euro ricevuti dalla Regione, noi siamo riusciti a erogarne soltanto 3.000, soltanto una famiglia è stata potuta usufruire della del bando regionale per quanto riguarda il sostegno alle morosità incolpevole. Le altre, gli altri comuni non si distinguono per situazioni diverse. A Firenze sono state erogate 5 provvedimenti, per cui credo che tanta strada dobbiamo fare. Mi conforta che non sono sola, perché come ho detto prima in Consiglio Comunale più volte ho avuto il sostegno di tutte le forze politiche. Grazie. Grazie al Vice Sindaco. C'è da parte della Giunta altra richiesta di interventi? Allora passiamo all'intervento e alle comunicazioni dei gruppi politici. Consigliere Ocoie. Una comunicazione abbastanza importante, almeno per me. Si tratta, in poche parole, delle dimissioni che ho deciso di dare dopo 4 anni e di una piccola nota che ho scritto e che poi credo che girerò all'ufficio protocolli e la leggo, insomma, come avevo letto il primo giorno quando ero troppo emozionato per alzare gli occhi. Ho sempre sentito sulle spalle la responsabilità di rappresentare quel migliaio di cittadini sestesi che 4 anni fa avevano scelto il mio partito per amministrare la città. Ho sempre pensato di essere di passaggio in quella poltrona, un portavoce temporaneo delle istanze dei miei concittadini e niente di più. Ho cercato nel mio piccolo di essere la politica che vorrei, passionale, diplomatica, autocritica. A volte ci sono riuscito, altre volte chiaramente meno, ma sempre e comunque in buona fede, nel massimo rispetto del programma di mandato sottoscritto con il sindaco e gli alleati. La decisione di dimettermi da consigliere comunale rientra un po' in quest'ottica del mondo che vorrei, un mondo in cui una carica politica in disaccordo col proprio partito lascia la propria poltrona, senza cambiare bandiera, senza accordi sotto banco, senza riscaldare la sedia in un polemico silenzio. Un mondo dove si ringrazia, si lascia il posto e si continua a svolgere la propria attività lavorativa. Un pianeta che alcune persone, prima affiliate al mio partito, tanto per iniziare, non conoscono e che sono forse state il primum movens di questa decisione. Infatti le recenti vicende che a livello nazionale, regionale e provinciale hanno visto così velocemente cambiare i programmi, le ambizioni, gli scopi del mio partito hanno accresciuto in me notevoli perplessità circa la mia persistenza in carica di consigliere comunale Italia dei Valori. Il mio personale e non celato scetticismo su un effettivo rilancio di Italia dei Valori non permette attualmente di rappresentare adeguatamente le istanze del mio partito e, ancor più importante, di rispettare la volontà popolare emersa dalle urne 4 anni fa. Tutto ciò viene comunque amplificato dal forte vento di antipolitica generalizzata che ha di fatto allontanato i pochi simpatizzanti attivi nel territorio sestese, portando a un aumento vertiginoso di lavoro per le poche persone rimaste. Questo contesto, ancor più importante, è sommato alla mia crescita professionale che impone crescenti impegni lavorativi e rende di fatto impossibile un lavoro appropriato negli ultimi mesi restanti di consiglio comunale.
Questi 46 mesi sono stati ricchi di soddisfazione e di incommensurabile crescita, un'esperienza che ogni giovane cittadino dovrebbe avere l'onore di vivere almeno una volta nella vita. Quando a 22 anni mi sedevo per la prima volta tra i banchi del Consiglio Comunale, mi ero proposto il fine di servire al massimo chi mi aveva eletto e cercare di capire come funzionava il mondo della politica, il mondo dei grandi. Dopo 4 anni, perlomeno, la politica locale, nel bene e nel male, qualche segreto in meno ai miei occhi ce l'ha. E quindi rassegno a partire dalla data odierna, in realtà quando io oggi, domani, rassegnerò queste dimissioni da consigliere comunale, ringraziando tutto l'apparato comunale, il sindaco, gli assessori, i segretari generali, quelli che sono avvicendati, tutti i segretari delle commissioni e certamente tutti i colleghi consiglieri per avermi mostrato tutti loro il lato buono della politica. Grazie e buon lavoro per il bene della comunità a tutti. Grazie consigliere Coie. Dispiace ovviamente, credo, a tutti di perdere un compagno di viaggio oltre che di esperienza politica. Altri interventi? Consigliere Attanasio. Grazie Presidente. Mi accomuno anch'io per quanto riguarda la nascita di Okoye, che ci lascia senza nessun avviso nell'ambito del Consiglio. Auguri per il proseguo della tua carriera. La mia comunicazione vuole fare il punto su quello che sta succedendo e che stiamo leggendo sui giornali in questi ultimi giorni e relativamente a quando riguarda i Marò. Purtroppo si è scritta una pagina, posso dire, tragica, o come suol dire, farsa, nell'ambito della nostra nazione. Eravamo tutti contenti e soddisfatti di aver visto ritornare per le elezioni i nostri due soldati in modo da poter fare il loro dovere e il loro diritto per quanto riguarda le votazioni. E avevamo esultato per quanto riguarda la decisione governativa di mantenere i nostri militari in Italia e farli giudicare da un tribunale italiano. Purtroppo questo non è stato. Ci siamo sottomessi, abbiamo quantomeno ceduto a quelle che erano le pressioni da parte del governo indiano, in cui ci hanno sequestrato, e devo dire sequestrato, il nostro ministro degli esteri, e da questo non so quale altre cose ci sono sotto per quanto riguarda questa decisione, che non ha certo fatto di emergere i nostri governanti, tra cui i nostri ministri, il nostro primo ministro e il nostro ministro della difesa. E sinceramente questo ha indignato sia me sia il mio gruppo e penso tutti gli italiani. E ci ha reso agli occhi di tutto il mondo una nazione piccola. E devo dire, devo dare una solidarietà, e quella del mio gruppo, ai nostri due militari, in cui in una mail indirizzata a un giornalista hanno affermato che non gli interessa di sapere chi è la colpa, ma quantomeno è che le forze politiche non rimbalzino le proprie responsabilità e che si accomunino in una decisione unica per risolvere questa tragica vicenda. Concludo per portare la mia solidarietà e quella del mio gruppo ai due militari, alle famiglie e a tutte le forze armate. Grazie. Grazie consigliere Attanasio. Altre comunicazioni? Non ci sono altre comunicazioni da parte dei gruppi? Ah, consigliere Loiero. Pensavo fosse...
Grazie signor Presidente, io volevo la mia comunicazione, ovviamente un saluto all'amico Coi, che la professione medica è una scienza che porta via tantissimo tempo, io lo capisco visto che pratico la stessa, un mestiere simile diciamo, va? Una branca simile a quella che sta facendo e percorrendo l'amico Ciuma. La mia comunicazione verte su l'organizzazione dei lavori per quanto riguarda la discussione del nuovo regolamento urbanistico. In commissione avevamo espresso all'assessore e ai consiglieri di maggioranza presenti la nostra contrarietà a portare avanti una discussione a tappe forzate su questo argomento, che è un argomento delicato, è un argomento importante, è un argomento corposo, che necessita di un esame anche con l'aiuto di tecnici, di persone che conoscono profondamente la materia, e che è impossibile per un consigliere di opposizione poter esaminare, entrare nel vivo di quello che è l'atto del nuovo regolamento urbanistico con i tempi cadenzati così come sono stati stabiliti dalla maggioranza, perché più e più volte in commissione ma anche nella conferenza più gruppo avevamo espresso le nostre perplessità, e queste perplessità sono state del tutto inascoltate. Quindi si impedisce ancora una volta alla opposizione di portare avanti il suo ruolo di garanzia e controllo degli atti che vengono portati all'attenzione di questo Consiglio Comunale, e si dimostra ancora una volta l'arroganza di questa maggioranza PD di fronte alle esigenze che sono quelle dell'opposizione. Un'altra occasione mancata, un'altra occasione per poter cercare sempre di più di trovare un dialogo con questa maggioranza che comunque rimane sempre sorda alle nostre richieste. Grazie. Grazie consigliere Rogliero. Altri, consigliere San Quirin. Non posso che unirmi anch'io alla innanzitutto all'in bocca al lupo al consigliere Okoye per il suo futuro, per sia per il suo futuro ovviamente di studi e professionale, che sicuramente è impegnativo e che speriamo invece possa dargli molte soddisfazioni, ma anche sperando che possa trovare i modi, i tempi e i luoghi perché comunque questa esperienza di questi anni in Consiglio Comunale, questi segreti gli sono stati disvelati diciamo rispetto all'incarico che ha ricoperto, possano trovare appunto ci possano essere modi, tempi, luoghi perché possano essere ancora messi a frutto e a servizio della nostra comunità, anche se in modi diversi. Quindi davvero un ringraziamento per il lavoro che abbiamo fatto insieme, per il percorso che abbiamo fatto insieme, che sicuramente per lui non solo perché nuovo consigliere e molto giovane, ma anche perché da solo nella gestione del gruppo consigliare è stato sicuramente un lavoro faticoso, ma appunto davvero spero che lo porti, che sia un patrimonio che poi riuscirà in qualche modo a mettere a frutto. Dico solo un inciso, poi vengo al tema della comunicazione, solo un inciso rispetto a quello che diceva il consigliere Rogliero, mi risulta che le date delle commissioni siano state modificate per venire incontro alle esigenze dell'opposizione, e quindi insomma questo elemento di grande chiusura e anti democrazia. Io parlo con le persone che fanno parte del mio gruppo, noi insomma tendiamo a parlarci con una certa educazione, e quindi quello che succede anche nelle commissioni in cui non siamo ce lo raccontiamo. Basta. La comunicazione però voleva vertere molto semplicemente
sulla soddisfazione per la manifestazione del 16 marzo scorso, a cui anche il nostro comune ha partecipato in forma ufficiale con la presenza del Gonfalone e del vice sindaco Niccoli, che ha visto davvero la città di Firenze arricchirsi in quella mattina, in quella rarissima mattina di sole delle ultime settimane, di molta gente, di tanti ragazzi, tanti studenti, panorama insolito anche per le manifestazioni che siamo abituati a frequentare e a vedere, e che ha dato un segnale forte al paese rispetto alla importanza avvertita anche nelle giovani generazioni e in chi le giovani generazioni ha il compito di educare sui temi della legalità e dell'antimafia come elemento di rinascita e di sviluppo del paese. Aveva uno slogan molto impegnativo che parlava di fiori di corresponsabilità, quella manifestazione, quindi il messaggio che si voleva dare appunto soprattutto ai giovani che vi partecipavano era quello della necessità di un impegno anche individuale perché la società e la comunità in cui viviamo possa essere più giusta. Unita alla elezione nelle stesse ore di Pietro Grasso alla presidenza del Senato, credo che fosse un segnale importante per una come dire, un segnale da dare a un paese in grande precarietà e difficoltà rispetto alle basi su cui è importante ripartire, che sono appunto quelli della corresponsabilità, della responsabilità civile e della legalità. Grazie consigliera Sanquilin. Consigliera Giovannini. E ringrazio l'amico Coie, grazie per questo tempo trascorso insieme, anche se dal lato opposto della sala. Comunque sempre ci abbia accomunato, non solo con me ma anche con gli altri colleghi, la voglia di fare qualcosa per la città. Lo ringrazio anche perché spero sia di esempio a tutti noi, a me per prima, perché non è semplice abbandonare il posto, abbandonare e non essere più consigliere comunale se uno in quella cosa ci ha creduto e ci crede, ma è proprio per questo, se ho capito bene, che non lo sarà più. E quindi io le auguro veramente di trovare sicuramente prima di tutto la sua strada lavorativa, grandi soddisfazioni, e penso anche che non mancheranno. Perché voglio pensare che prima o poi il merito in questo paese sarà valutato, e dato che lo considero, certo non lo posso valutare come nella sua professione, ma la serietà credo già sia una grande garanzia. Quindi auguri Ciuma, auguri di cuore. Io poi volevo un po' anche perché altrimenti si potrebbe avere dei fraintendimenti. Il Presidente all'inizio ha detto che il 9 d'aprile, la data del 9 di aprile, per parlare del nuovo regolamento urbanistico, è stata concordata in conferenza dei capigruppo. Allora, noi è vero, ne abbiamo parlato, va detto che quella conferenza dei capigruppo era stata convocata per la revisione del regolamento, e come conferenza del capigruppo per questo consiglio comunale, ed è venuto fuori questo il discorso del RUC. Io ricordo anche che ci siamo trovati un po', cioè subito furono fatte delle obiezioni, soprattutto dal collega Massi, sulla data, sulla
riportò quello che in parte ha riportato il collega Loiero, presenti ambedue nella commissione urbanistica, e a dire il vero noi non facemmo mente locale, ora però, e quindi acconsentimmo a questo 9 di aprile. Ancora non c'era stato consegnato il materiale che abbiamo ricevuto in questi giorni, e devo dire che probabilmente se lo avessimo già ricevuto in quella sede, in quella conferenza dei capigruppo, avremmo fatto una richiesta di slittamento, perché la corposità e la pesantezza della problematica non è indifferente. Quindi probabilmente ci ha giocato un po' anche molti di noi, collega Massi, non sono presenti in commissione urbanistica. E probabilmente quindi questo è stato un po' ingannevole. Pertanto io mi sento, ma credo anche di parlare a nome degli altri capigruppo che erano di opposizione, che erano in quella sede alla conferenza, concordare con la comunicazione del collega Loiero. Grazie. Grazie consigliere Giovannini. Consigliere Doni. Grazie Presidente. Colgo l'occasione anch'io per ringraziare il compagno di viaggio, mi piace più questa forma, compagno di viaggio che abbiamo avuto per questi anni, e per ringraziarlo per il suo lavoro che ha svolto. Non mi ero presentato nessuna comunicazione, solo che mi sento in obbligo di rispondere a quello che ho sentito nella comunicazione fatta dal collega Attanasio sul discorso di Marò. Discorso di Marò, l'Italia mi ha dato una parola d'onore, e quando si dà delle parole d'onore credo che debbano essere rispettate. Queste persone venivano qua sapendo che dovevano rientrare in India per essere giudicate. Per essere giudicate, in questo caso le vittime forse sono i due pescatori che sono morti. Sono in questo caso i Marò. Sarà la giustizia a farla, ma la giustizia si sapeva che non era quella italiana. È già stata presentata anche qui, in questo ordine del giorno, in Consiglio Comunale, era già stata data una scelta di votazione. Ora, voler un'altra volta far ripassare come vittime queste due persone, Marò, che hanno fatto e hanno ucciso delle persone, ancora veramente non sappiamo come andrà, sarà la magistratura che lo avesse fatto, ma quando uno Stato dà una parola d'onore la deve mantenere, quindi non possiamo venire a dire che ha agito male. Ha agito male il governo in tante maniere, nell'ultimo anno ha agito molto male il governo in queste maniere, ha dato l'ultima dimostrazione, forse se avesse ragionato un po' non sarebbe stato meglio. Grazie. Grazie consigliere Doni. L'ambasciatore che era stato, no, il ministro degli esteri, Allora, altre comunicazioni? Consigliere Biagiotti. Grazie Presidente. Anch'io, come ovviamente i colleghi hanno dimostrato nei confronti di Sciuma, ovviamente è stata una persona che in questo Consiglio Comunale si è sempre comportata correttamente, realmente, nonostante noi siamo all'opposizione, comunque il rapporto è sempre stato di rispetto e c'era confronto. Quindi un grande saluto, spero di rivederti presto, ovviamente in altre sedi. Ordine del giorno delle comunicazioni, ora ordine del giorno, mi riferisco ovviamente alle comunicazioni, riporta il tema ovviamente sul nostro territorio che riguarda la pianificazione appunto del nostro, della nostra comunità. In effetti la pianificazione deve essere, penso, un aspetto importante della nostra comunità, affrontata in maniera ampia e con un consenso ovviamente di tutte le forze politiche, o perlomeno, ovvero un maggior consenso possibile
nella pianificazione. I tempi che sono stati dettati sono tempi molto concentrati e molto limitati, tenendo presente anche che ci sono le vacanze pasquali che probabilmente rallentano anche una forma di studio ed analisi. Si tiene a precisare che ovviamente l'opposizione è un'opposizione che ha manifestato correttamente la volontà di far procedere i lavori, quindi anche in conferenza dei capigruppo è stata accolta l'iniziativa di andare nel Consiglio Comunale straordinario del 9 di aprile e discutere di questo nuovo regolamento urbanistico. Ovviamente la pianificazione, come è stato detto, è una cosa che deve essere affrontata in maniera più ampia possibile. Questo ci tenevo a sottolineare, ovviamente in una forma da evidenziare che proprio nel metodo in cui si affronta delle questioni importanti, l'opposizione cerca di fare il proprio ruolo. Per fare il proprio ruolo, però, bisogna anche mettere in condizioni di poter analizzare in maniera tranquilla con ognuno i suoi tempi, perché ovviamente ognuno ha i suoi impegni e la materia, come è già stato detto da dei colleghi, è una materia corposa, strutturale, importante, bisogna affrontarla in maniera pacifica. Prendo spunto anche dal giornale, dalla Nazione, in cui è stato evidenziato a carattere abbastanza grandi che sono stati destinati spazi solo per alloggi sociali e scuole nel nuovo regolamento urbanistico. Si prenderà atto di questa dichiarazione e in questi giorni si guarderà, ci sarà modo di analizzare il nuovo regolamento urbanistico. Grazie. Allora, questo volevo ribadire una cosa, appunto. Ho proposto personalmente una data del 9 aprile. Poi io tengo a precisare una cosa, ci sono delle commissioni, si va a votare l'adozione del piano del regolamento urbanistico. Poi ci sono circa 3-4 mesi per fare osservazioni, per valutare tutto il video, quindi non è che si va a votare, Leonardo, immediatamente la situazione. Eh? Cosa fai, Calmo? A me? No, tu fa. Ti sembra agitato? No, tu mi stai facendo calmo, no. Io ho fatto questa osservazione e basta. Altre comunicazioni? Non volevo fare ovviamente un gesto di reverenza oppure calmo, nel senso che la materia è complessa. Mi riferivo a quello ovviamente. Sì, c'è soltanto tranquillamente il tempo per fare osservazioni, per dividere, condividere ed è tutto. Via, andiamo. Presidente, però è anche vero, bisogna anche stare attenti quando si dice che le commissioni sono state concordate con i capigruppo, con i commissari. No, quello non lo stavo detto, sono stato concordato. È stato scritto, non è stato detto, ma è stato scritto addirittura. Quindi non voglio far polemica, però se mi dà spazio lo posso anche dire. Grazie. Allora, altre comunicazioni? Non mi dà spazio. Allora, passo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Stera, Falchi e Baldinotti. Baldinotti è andato via? Allora si nomina lo Iero che è qui a mio fianco. Scrutatore. Allora, si passa all'approvazione, al punto 2 c'è l'approvazione verbale della seduta consigliare del 12 febbraio 2013. Già nominati, allora siete un po' distratti, Stera, Falchi e Loiero. Allora, al punto 2 c'è l'approvazione del verbale del consiglio del 12 febbraio 2013. Se non ci sono osservazioni si va alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione? Ci siamo. L'unanimità dei presenti. Quanti siamo? 27, 28? 27 dovrebbero essere controllate, ma 27, perfetto.
28. Noi siamo completi, la maggioranza è completa, sì. 28 favorevoli. Allora, al punto 3 c'è l'approvazione del verbale della seduta del 26 febbraio 2013. Favorevole all'approvazione? 28, stessa votazione. Allora, a questo punto andiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, piano di recupero scheda 12, piazza della Chiesa. Grazie. Approvazione grazie, definitiva. Grazie Presidente, sì, appunto, come diceva il Presidente, questa è l'approvazione definitiva del piano di recupero della scheda 12 dei Giuseppini. Non essendo arrivata nessuna osservazione, ormai, come dicevamo ieri in conferenza stampa col Sindaco, anzi, come diceva il Sindaco, purtroppo questo strumento sembra un po' obsoleto, le osservazioni non arrivano più. Da una parte bene, significa che forse l'amministrazione e i tecnici hanno fatto il loro meglio e quindi lo prendiamo con favore, diciamo così. Dall'altra ci piacerebbe un po' più di partecipazione, però capisco che siano momenti un po' difficili. Io non la faccio, non ci deve essere nessun parcheggio in discussione, è vero anche questo. E quindi niente, io non è che mi metto a riillustrarvi il piano che è già stato approvato, visto nelle commissioni, discusso eccetera, quindi niente, lascio eventualmente la parola a voi. Grazie Assessore, se ci sono degli interventi, a parte il piano è stato già approvato un paio di mesi fa, si passa alle dichiarazioni di voto se non ci sono interventi particolari. C'è qualcuno? No, il 5. Biagiotti, consigliere Biagiotti. Grazie. Questo ordine del giorno affrontato nel Consiglio Comunale, quindi questo è un percorso di iter, diciamo, burocratico e amministrativo. Il nostro voto favorevole, in quanto si era già espresso il nostro voto in merito a questo intervento, e ci sembra un buon intervento. Grazie. Grazie consigliere Biagiotti. Consigliere Iazzi. Attenzione a quella bottiglia. Grazie. Allora, una dichiarazione di voto di un atto che è vecchio nel tempo, io forse anche per questo la gente non ha nemmeno più voglia di portare osservazioni, perché voglio ricordare che oggi siamo all'atto definitivo di un qualcosa che nacque come tagliando del piano regolatore che riguardava l'area dei cosiddetti Giuseppini, e siamo fra gli anni 80-90, ora se la memoria non mi inganna, quindi se volete ancora ci sia qualcuno che sta a osservare. Dopo ci fu un moto di popolo, venne perfino il vescovo Piomanelli, eccetera. Poi tutto fermo, l'attuale realtà di San Martino ha deciso di intervenire in un certo modo, con finanziamenti che vengono poi dalla Curia, dalla CEI. Allora, a questo punto io credo che l'atto finale non possa essere che questo, per cui che vogliamo osservare. Forse poi la gente c'è da pensare a altro, soprattutto quando sono realtà poi di questo tipo, credo ci sia davvero poco da osservare. Allora, detto questo, che mi pareva doveroso per fare anche un piccolo excursus storico, perché qui si invecchia con gli stessi atti fra le mani, grandi novità, io in tutti questi anni continuo a non vederle, ma oggi siamo alla fine di un capitolo dove è stata fatta una scelta molto chiara di fare delle abitazioni per persone che hanno delle difficoltà a pagare un canone di mercato corrente. In poche parole, la sintesi di queste frasi, queste inventate negli ultimi anni quando si parla di urbanistica e di edilizia. Allora, il nostro gruppo dà lo stesso voto dell'altra volta, cioè un voto d'astensione. Voi sapete, quando si parla di urbanistica noi abbiamo sempre delle precauzioni, e lo dico già perché adottiamo lo stesso sistema dell'altra volta, con Marcello Massi che, a differenza di noi, invece darà un voto di approvazione.
Grazie consigliere Aiazzi. Allora, si può passare alla votazione? Favorevoli all'approvazione della delibera? Ventiquattro favorevoli. Astenuti 4. Salvetti, Aiazzi, Attanasio e Loiero. Si deve votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Allora no, c'è un rientra Ciuma, quindi c'è un voto in più. 23 favorevoli, prima 4 astenuti, adesso sono 24 favorevoli e 4 astenuti. Passa anche l'immediata eseguibilità. Allora, a questo punto passo la parola all'assessore Banchelli per la delibera al punto 5. La delibera che va in approvazione è il programma comunale degli impianti stralcio stazione radiobase per il periodo 2013-2015. Come è stato illustrato nella commissione convocata per appunto per la discussione di questa delibera, Il piano che andiamo a approvare è sostanzialmente una sorta di piano regolatore degli impianti. Io ho usato questo termine in commissione per far capire meglio di cosa si tratta. Sostanzialmente è un elemento che localizza e disciplina appunto gli impianti principalmente di telefonia mobile. Il vigente fino a oggi piano prevede 20 siti, dei quali 16 sono attivi. Quindi di questi 16 siti, su questi 16 siti ci sono 24 impianti regolarmente autorizzati, cioè vuol dire che ci sono alcuni siti che sono occupati da più di una compagnia telefonica. Il programma nuovo prevede 25 siti idonei. Chiaramente i siti ad oggi autorizzati, fino a che non scade la concessione, sono fatti salvi. Quindi a partire dalla quelli nuovi e a partire poi dal rinnovo delle concessioni di quelli vecchi, si usa questo regolamento per la disciplina. Nella delibera si dà mandato al Consiglio Comunale anche di poter, oltre a tutte le ottemperanze di legge previste dal regolamento, l'opzione di un, come posso dire, un occhio particolare all'inserimento paesaggistico laddove questi siti interessano i centri urbani di particolare pregio. Ne abbiamo discusso ampiamente in commissione, comunque sono i siti quelli più importanti, quelli sottoposti a questa opzione, sono 6. Il numero 6 è quello del cimitero sostanzialmente, che andrà trasformato da mobile a fisso, e il numero 4 è quello che in Viale Ariosto, che è stato oggetto anche di rilievi fotografici. Leggo brevemente
piccoli stralci del regolamento. L'articolo 11 dice che gli impianti di radiodiffusione e radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate, l'articolo 11 della normativa a cui questo regolamento fa riferimento. B. Gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica. Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche da mitigare l'impatto visivo, appunto quello di cui parlavo prima, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli eccessi. È vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione, radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quanto previsto dal comma 2. Allora, in sostanza ho letto praticamente tutto il regolamento. E nella cartina che avete visto e che è stata illustrata nella commissione, questi elementi ci sono tutti. Ci sono i vecchi siti, ci sono i nuovi siti, ci sono le aree da tutelare. E ci sono per le aree nuove poste principalmente su aree pubbliche, invece della localizzazione puntuale come era stato fatto nel precedente regolamento, è stata individuata l'area in modo che al momento dell'iter autorizzativo su richiesta delle compagnie, diciamo, si dia più libertà appunto per la migliore localizzazione su queste pertinenze. Ricordo che sia la parte tecnica, quindi le tipologie, gli impianti, sia la parte paesaggistica saranno oggetto di volta in volta delle varie autorizzazioni, quindi saranno gli uffici tecnici che valuteranno l'inserimento. Ultima cosa e poi mi fermo, era stata in commissione, era venuta fuori una domanda riguardante la possibilità di un utilizzo, diciamo, plurimo di queste strutture, pubblicità, pensiline, eccetera. Io ho una documentazione fotografica che necessariamente cartacea che mi sono fatto con l'aiuto degli uffici tecnici, se qualcuno gli interessa ci sono delle cose molto carine, c'è una pensilina dell'autobus, c'è un portale di quelli che indicano il traffico, la temperatura, eccetera, e altre cose molto interessanti. Grazie. Grazie assessore. C'è qualcuno che vuole intervenire sulla delibera? Consigliere Biagiotti. Grazie Presidente. In commissione è stato appunto rappresentato dall'ingegner Mangiarotti e dall'assessore Manchelli questo piano regolatore, che a tutti gli effetti è un piano regolatore, che riguarda i punti stazione radiobase nel nostro territorio. C'è stato fatto presente che nella pianificazione ovviamente territoriale del Comune di Sesto sono previsti dei siti attivi che sono 16 e oltre a questi sono previsti altri 9 siti aggiuntivi. Ovviamente la materia è una materia anche delicata, perché siamo nel principio, nell'ordine del contraddittorio. Cioè, ovviamente il segnale nel nostro territorio ci deve essere, segnale, radiomobile, eccetera. Però è anche vero che gli effetti del campo magnetico non sono stati in commissione menzionati. Si è fatto riferimento a una legge regionale che è la 49 del 2011 in merito all'articolo 9. E basta. Si è fatto menzione di questa legge regionale che legittima l'amministrazione comunale ad apportare o da inserire nuovi punti stazione radiobase. Ovviamente in questa pianificazione
e sono previste delle aree a tutela e salvaguardia, cioè spazi ed enti pubblici che sono scuole o strutture sanitarie, nelle quali ovviamente c'è un campo evidenziato che oltre all'edificio c'è uno spazio intorno al limitrofo di salvaguardia. Questo è importante sottolineare, perché se c'è un regime di salvaguardia vuol dire che forse queste onde tanto bene non fanno. Io penso di essere, anzi sono ignorante in materia, però se viene specificato un regime di salvaguardia vuol dire che in merito a questa materia tanto bene non deve fare. C'è da aggiungere che la nuova visione comunale in merito è quella di delocalizzare e quindi inserire nuove stazioni radiobase nelle aree pubbliche. Questa è la lettura importante che bisogna fare, perché c'è la possibilità ovviamente a parte dell'amministrazione di inserire queste stazioni su propria area. Attualmente sono presenti sopra i tetti dei condomini e probabilmente di questi 16 siti attivi, se uno legge la pianta probabilmente non sa neanche ci sono, perché dalla strada è difficile vedere un condominio di 5 o 6 piani in cima una torretta di 2 o 3 metri. Si tratterebbe di mettere stazioni alte 30 metri circa nel nostro territorio. 30 metri lineari è un bel impatto, diciamoci la verità, è un bel impatto. Di questo in commissione è stato detto che ci sono varie opzioni di inserimento di questo palo, cioè vale a dire si potrebbe fare una forma d'alberello oppure mettere il classico palo come a vista con in cima una specie di boiler, tanto per intendersi, un bussolotto che ha ovviamente la funzione di ricezione e trasmissione dei campi. Questo ovviamente ci tengo a precisare che è complessa la materia. È complessa la materia e si capisce anche che bisogna dare anche una risposta forte nel territorio. Quindi il segnale ci deve essere nel nostro territorio. Ora non so effettivamente se è meglio mettere più stazioni radiobase oppure metterne meno ma più potenti. Ma questo penso è una riflessione che andrà analizzata e sarà anche il tempo che porterà gli effetti eventualmente negativi sull'essere umano, perché a oggi grandi risultati e grandi ricerche in merito mi sembra che non sono state tante fatte, a parte certi avvisi e certe diciamo impostazioni di come tenere il cellulare, di usare l'auricolare eccetera, cioè a parte questo. Quindi ripeto che la materia è complessa e prendere delle valutazioni sinceramente attraverso una commissione non ce ne sentiamo di prendere in merito una decisione. Ecco, si capisce che ovviamente bisogna avere il segnale, però è anche vero che bisogna avere la forma e una serie di documentazioni che non sarà certo una legge regionale che ci dice se va bene o non va bene. Grazie. Grazie consigliere Biagiotti. Ci sono altri interventi? Consigliere Falchi. Sì, grazie Presidente. Molto rapidamente, anche se non ero presente in commissione, ma ho ovviamente letto quello che ci viene proposto in votazione oggi. Credo che se questo argomento fosse stato trattato, cosa è stata anche fatta, 5, 6, 7, 8 anni fa, avrebbe avuto sicuramente ben altra attenzione sia da questo Consiglio sia all'interno della nostra comunità. Non perché sia diminuito, come dire, il pericolo o l'attenzione che è giusto che anche la comunità scientifica mette sul tema delle emissioni di queste postazioni, ma perché probabilmente questo ci parla anche di come poi le cose vengano, di quanto sia importante, di come si percepisce
la pericolosità o meno di alcuni, di alcuni aspetti legati allo sviluppo e alla modernità, cosa che qualche anno fa veniva sentita molto di più, adesso viene sentita meno, il che non significa che la discussione è stata fatta e il regolamento, insomma, quello che ci viene proposto in discussione e in votazione debba risentirne. Quindi credo che il Comune, che l'assessore Banchelli, l'amministrazione abbia presentato un piano che è ovviamente positivo, che risente e rispetta di quelle sono le normative, e credo che, come dire, in qualche modo ci interroghi invece su tematiche un po' più ampie del rapporto ad esempio tra ambiente e sviluppo, ma anche tra salute e sviluppo. Tutte tematiche rimangono sullo sfondo, ma che, ripeto, forse qualche anno fa avremmo affrontato con altra attenzione e con altra, come dire, calore anche da parte di questo Consiglio Comunale. In ogni caso credo sia un atto importante e utile, e quindi questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto, che sarà ovviamente favorevole. Grazie, consigliere Falchi. Sì. Se non ci sono altri interventi, vuole fare un'integrazione l'assessore Banchelli. Ci sono altri interventi? Prega, assessore. Allora, sulla parte ambientale concordo molto con quello che ha detto il consigliere Falchi della percezione, probabilmente se ci fosse stata una, se questa discussione fosse stata fatta magari 7-8 anni fa, ci sarebbe stato magari molto più attenzione sul discorso delle emissioni e della interferenza con la salute umana. In commissione se ne è parlato di questo, e è stato detto due cose: chiaramente che il regolamento è in linea con la normativa, che quando viene fatto una proposta di nuova installazione c'è un progetto che prevede anche una simulazione e una modellizzazione del possibile impatto delle onde sull'ambiente di circostanze, quindi come si propagano queste onde, qual è la potenza di queste onde, e c'è l'ARPAT che decide poi se autorizzare o meno questi impianti. Quindi diciamo c'è un elemento pubblico, un ente pubblico che da questo punto di vista insomma ci dà sicurezza e ci dice che tutto è in ordine o meno. Chiaramente tutti gli impianti che abbiamo visto, che abbiamo ora, oggi sul territorio, perché vengano fatte a cadenza, i controlli vengano fatti dall'ARPAT a cadenza. Fino adesso non sono stati rilevati, questo è un dato, non sono stati rilevati sforamenti rispetto ai termini di legge. Sul discorso che facevi appunto te, Biagiotti, sulla necessità o l'opportunità o meno di concentrare o delocalizzare, è vero, questo è un discorso che sarà approfondito quando ci sarà la nuova tecnologia, perché la nuova tecnologia è vero che sarà più efficiente, probabilmente tutti i gestori stanno spingendo, non mi ricordo come si chiama, c'è un acronimo, però siccome ci sarà una concentrazione di potenza, probabilmente le potenze che verranno emesse saranno maggiori, e questo ricade comunque tutto nel campo dell'autorizzazione, cioè quando viene proposta una nuova localizzazione l'ufficio fa una sorta di istruttoria e valuta, oltre all'albero oppure allo scaldabagno e roba di genere, valuta anche questi elementi qui sul discorso delle emissioni. Teniamo presente questo, l'amministrazione comunale ha evidenziato 25 siti. Ad oggi attivi ce n'è 20, cioè possibili 20, attivi 16, quindi non è detto che tutte e 25 le cartucce vengano sparate, dipende un po' dal mercato e dalla tecnologia, magari fra 5 anni, 2015, quando finisce questo regolamento, basteranno, per un esempio, 3 postazioni per coprire tutto il comune. Allora andiamo avanti
con le dichiarazioni di voto, il consigliere Falchi aveva già anticipato la sua, il suo voto favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione se non c'è nessuno. Allora, prendete posto. Dovremmo essere 28 i presenti. Allora, favorevoli all'approvazione del regolamento. Diciotto favorevoli. Allora, contrari? Nessuno. Astenuti? 10 astenuti, tutti i consiglieri di minoranza. Si vota l'immediata eseguibilità. Stesso risultato, 18 favorevoli, astenuti? 10. Allora, siamo a posto, approvato. Passo la parola al consigliere Santoni per la sua, il suo ordine del giorno al punto 6. Sì, grazie Presidente. Allora, la mozione è un ordine del giorno che prende spunto da una legge dello Stato, la 215 del 2012. Magari è una legge che renderà anche più difficile la politica per partiti più piccoli, in quanto molto spesso c'è una presenza minore della figura femminile. Però noi crediamo sia profondamente giusta, altrimenti al di là di averla proposta, la legge obbliga i comuni entro 6 mesi dall'approvazione della legge, è stata nel dicembre del 2012, entro 6 mesi, che entro giugno vanno modificati statuti e regolamenti. Però io credo che valga ricordare che fino a pochi decenni fa le donne erano escluse, erano completamente escluse dalla vita politica pubblica. E infatti, a parte le finte concessioni che furono fatte da Mussolini nel 24 e relative solo alle elezioni amministrative, il primo provvedimento che ha riconosciuto sostanzialmente il diritto di elettorato attivo anche alle donne italiane fu il decreto legislativo del 45, del febbraio 45, di governo Bonomi. Il provvedimento, va detto, fu fortemente voluto da De Gasperi, rappresentante della Democrazia Cristiana, e da Togliatti, rappresentante del Partito Comunista. Ovviamente fu preso questo provvedimento nonostante non si sapesse, erano imprevedibili le ricadute in termini elettorali, cioè le donne che si affacciavano per la prima volta al voto, però ci fu coraggio da parte di queste persone. Tuttavia solo nell'anno successivo, con il decreto del 46 nel marzo, ancora la Repubblica non c'era, si raggiunse la parità di genere in materia elettorale, con l'estensione alle donne anche del diritto di elettorato passivo. E la prima elezione a suffragio universale fu quella amministrativa del marzo del 46 e subito dopo il referendum di giugno per scegliere fra Repubblica e Monarchia. È stata una piccola premessa per dire che sembra è passato molto tempo, ma insomma che le donne sono davvero parte attiva della politica nel nostro paese non è poi tantissimo. L'ordine del giorno ricalca quella che è la previsione della norma, praticamente si chiede di, è stata approvata la legge, come ho detto prima, si chiede di promuovere una parità effettiva di donne e uomini all'accesso alle cariche elettive e dei pubblici uffici degli enti locali. Introduce nella legislazione elettorale
alcune misure, ma se l'avete letto già l'ordine del giorno, le misure sono abbastanza, ci sono delle quote di lista in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi delle candidature, la doppia preferenza, cioè quando si va a votare va messo il nome di un uomo e di una donna appena l'annullamento della preferenza, eccetera, eccetera. Insomma, questo ricalca la proposta, è quella che ricalca la legge. Ecco, ci sembra che cioè le modifiche vanno fatte entro giugno. Comunque ritenevamo doveroso presentare questo ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliere Santoni. Chiede la parola il vice sindaco Niccoli. Sì, allora, per onor di cronaca e per raccontare quello che è un po' successo anche in questi giorni, la Consulta delle Pari Opportunità nel mese di marzo vive un momento particolare di impegni sia organizzativi sia di presenza alle iniziative che ci sono state parecchie nel nostro territorio e anche nella provincia di Firenze. Il sollecito in qualche modo fa al Presidente, ma direi a tutti noi, il gruppo di DS, per quanto riguarda l'adeguamento alla norma di legge, mi era già arrivata come Presidente delle Pari Opportunità dal gruppo del PD, mi è venuto un lampo, mi venne il Surace, ma il Surace non è... No. DPS. Allora, mi era già arrivata come Presidente delle Pari Opportunità di lavorare a questa modifica dello statuto. Era arrivata anche dall'ANCI una lettera di raccomandazione in qualche maniera che facesse sì che gli statuti in qualche modo a giugno fossero modificati. Ricordo che è un adempimento di legge, non è niente di più, niente di meno, e quello che riguarda il nostro comune sono piccole modifiche, perché poi non va a incidere su, come veniva in qualche modo da Santoni ricordato, sulla doppia preferenza, eccetera, non riguarda principalmente noi, diciamo, le grandi modifiche sono modifiche a livello nazionale che veramente allora incidono sulle pari opportunità, quella delle elettive, di fare parte in modo attivo alla politica e all'amministrazione del nostro paese. Quello che riguarda la nostra piccola realtà è quella della nomina da parte del sindaco per quanto riguarda le società e le aziende partecipate, e in qualche modo l'articolo 7 del nostro statuto, dove c'è ci sono due righe dove si dice che in qualche modo la nostra amministrazione favorisce le pari opportunità nei vari ambiti. Io credo che sia un ordine del giorno in qualche modo che dobbiamo indipendentemente recepire. Chiederei una piccola modifica per quanto riguarda l'impegno al Presidente del Consiglio Comunale a predisporre, sentita la conferenza dei capigruppo e la Consulta delle Pari Opportunità, questo per un piccolo riconoscimento, perché c'è un organismo istituzionale che affronta i temi delle pari opportunità. In questo caso non verrà certamente parlato del destino del mondo femminile, ma credo che sia un importante segno per riconoscere una validità di un organismo che c'è, e comunque mi farebbe piacere anche a me sapere quale modifica, prima di arrivare alla presentazione in Consiglio Comunale, la conferenza del capogruppo intende presentare, per cui è soltanto un riconoscimento e essere in qualche modo io o qualcuno della commissione presente a eventualmente una riunione che il Presidente vorrà mettere su. Grazie al Vice Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Surace. Solo brevemente per dire che, come ho già detto a voce poi
al consigliere Santoni, ma come ha già detto la vice sindaca, quindi non sto a farla lunga, è il tema che mi aveva colto e interessato in questi giorni, anche perché la legge di dicembre, ma siamo tutti un po' lenti magari anche a prenderla in mano, l'avevo presa a mano ora comunque i primi di marzo, ma anche il consigliere Santoni in quei giorni, ma semplicemente per ribadire che la posizione è corretta dal punto di vista legale a prescindere, quindi anche se fossimo ritenessimo sbagliate, le leggi dello Stato si rispettano fine. Ma mi sento di poter dire, a nome anche di tutto il partito, ma anche della maggioranza, che l'idea e il concetto di andare davvero come Stato, come enti locali, ma non solo, nella direzione di effettiva opportunità, e dover scontare purtroppo bisogna arrivarci per legge e non per per buon senso o prassi comune come d'altre parti. D'altra parte ho scoperto tempo fa che laddove invece penso ai paesi del nord Europa, che ormai è prassi comune, nessuno si penserebbe mai di fare una norma e dice, perché lo fanno già, però le norme noi facciamo ora l'hanno fatte qualche anno fa, siamo un po' indietro, ma insomma la direzione ormai è quella. Abbiamo letto un presidente della Camera donna, che sarà una sciocchezza, ma insomma è comunque un segnale, credo, bello in questa direzione. Abbiamo la pari opportunità che Camera e Senato, ecco, che non è poco. Dopodiché andiamo pure avanti nella direzione, dice la mozione, come poi con le piccole modifiche del vice sindaco, e poi discutiamo in commissione la modifica della statuto, per portare avanti, ecco, in quella direzione, ricordandoci poi che anche qui siamo poi c'è la democrazia, e quindi l'elezione delle persone avviene poi come avviene, ma la direzione e gli obiettivi posti dalla legge e nella mozione sono quelli che per primi abbiamo portato avanti. Grazie. Grazie consigliere Suraci. Consigliera Giovannini. Grazie Presidente. Allora, io ringrazio i colleghi dei Democratici per Sesto per aver portato questo ordine del giorno in consiglio, all'attenzione del Consiglio, e non posso fare a meno di una nota polemica con la Consulta, perché io credo che sia questa la sede e non altra per elaborare revisioni di regolamento e statuto. E devo dire, mi meravigliano un po', ma forse non poi troppo, le donne del Partito Democratico che pare abbiano sollecitato la Consulta, quindi quasi a sentire organo superiore la Consulta rispetto al Consiglio Comunale. Ecco, dicevo, una piccola nota polemica per ricordare che la Consulta è sì un organo che noi abbiamo nello statuto, ma non è un organo eletto, non è una commissione permanente, non è un organo eletto, non è un organo rappresentativo, è rappresentativo di chi ci vuole andare. Fino ad oggi è stato così, io non nego il lavoro che la Consulta ha fatto e fa, vorrei, ecco, questo che fosse precisato, però vorrei che ognuno facesse la propria parte, e quando si parla di revisione, regolamenti e statuti, il Consiglio Comunale sovrano prima e dopo. Grazie. Grazie consigliera Giovannini. Consigliere Salvetti. Grazie Presidente. Io mi trovo a intervenire dopo la consigliera Giovannini, ma mi trovo perfettamente in linea con quanto ha detto, anche senza essersi parlati prima, ma la condivido in pieno l'intervento della consigliera Giovannini, perché anch'io sono rimasto, quando ho sentito l'intervento del vice sindaco Niccoli, che chiede di inserire la Consulta delle pari opportunità nella stesura di questo regolamento. Per le motivazioni bene spiegate dalla consigliera, nella stesura o consultazione è la stessa cosa, non ritengo di dover che abbia titolo la, la, la,
la consulta delle pari opportunità, perché giustamente, ripeto, per le spiegazioni che ha ben illustrato la consigliera Giovannini, credo non sia deputata. Poi il fatto in sé anche di presentare un ordine del giorno, se c'è un dispositivo di legge, la legge entro la scadenza, nel caso il comune. Deve essere fatto perché deve rispettare. Ma sentivo parlare del 30 giugno, il 30 giugno il Consiglio Comunale Sesto, missioni consigliari per permanenti. Sì, però non funziona, il problema è che non funziona, ce l'ho attaccato. Le foglie che qualcuno in Consiglio Comunale può intervenire, la vice sindaco Niccoli come presidente della commissione pari opportunità, commissione permanente, abbia l'obbligo di intervenire durante la discussione. Poi se ha una richiesta formale, ma non un ordine del giorno o altro, chiede un'eventuale audizione per sapere qualcosa, può essere anche audita se la commissione deputata lo ritiene opportuno, ma non è un obbligo di legge o di statuto del Comune di Sesto Fittico. Come diceva qualcuno che mi ha preceduto, volente o nolente, se è un obbligo di legge bisogna rispettare. Andrà messo perché è una novità, ad oggi andrà cambiata anche andrà a modificare anche la legge sull'elezione, perché fino ad oggi perlomeno in Toscana non funziona. Sono attaccato. Cambiamo microfono. Cioè. Non so di più cosa è. Ogni tanto funziona. Ecco, per cui dico, io ripeto, concordo con la consigliera Giovannini e non siamo nemmeno come gruppo d'accordo a questa aggiunta sull'ordine del giorno, anche se riterrei quasi pleonastico l'ordine del giorno, anche senza, in questo modo, se si ritirasse anche l'ordine del giorno si arriva a eliminare la corsa, l'ha detto prima il PD, l'ha detto prima gli altri, cioè anche, non riesco a capire nemmeno l'intervento della consigliera del vice sindaco Niccoli, che dice già il PD, le donne del PD mi hanno fatto presente questa notifica alla commissione pari opportunità. È il comune stesso, gli uffici, il consiglio comunale nella sua interezza che deve entrare nel metodo, deve recepire quanto previsto da una legge. Cioè, chiederei eventualmente di ritirare questo ordine del giorno, grazie, per i motivi che ho espresso adesso e riprendendo anche quello di consigliere Giovannini, grazie. Altri interventi prima eventualmente della replica di Santoni? Il consigliere Iazzi ha chiesto, scusa, Santoni ha chiesto la parola. No, ha parlato la presentante. Allora, sì, così sto ferma. No, niente, volevo solo sottolineare quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, prima di tutto la Silvana Giovannini, che come ha risaputo su questo tema è anche molto più sensibile della sottoscritta, la quale non ha mai poi, come dire, fatto le corse su queste materie. Però è anche vero che facendo parte della commissione pari opportunità della provincia, ecco lì il valore ha una posizione diversa, perché in commissione si può votare anche il testo che poi viene presentato in consiglio provinciale. Qui io direi che la
consulta, proprio il nome lo dice, si può preparare un testo, verificare insieme, eccetera. Però vedete, tutti questi, come dire, sistemi, è perché comunque culturalmente ancora il nostro sistema è lontano da un ragionamento. E finché io sentirò dire le donne del PD, mentre di parlare delle colleghi, consiglieri, cioè insieme maschi e femmina, io la parità poi non la vedo, perché parità per me ha un significato molto più profondo. E su questi temi io vorrei ragionare insieme anche agli altri. E infatti mi fa piacere che questo sia presentato, guarda caso, da Santoni, quindi da un uomo che è stato sensibile a questo aspetto. Poi, eccoci, ci risiamo, bene. Allora, è chiaro che la situazione poi diventa complessa a seconda dei modi di votare, perché se si pensa in Regione Toscana e ormai anche a livello parlamentare noi bisogna, non si può dare preferenze, è chiaro che in Marchingegno poi diventa tutto molto, molto più complesso. Però vedete, io finisco con un ragionamento che ho fatto anche questi giorni in un'altra istituzione. Bastasse essere donna per fare buona politica, bastasse essere giovani per fare buona politica, allora si farebbe veloce. Qui, oltre che l'essere donna o giovane o vecchio, forse bisognerà pensare alla politica come una cosa su cui bisogna sudare, imparare, fare le cose con metodo e prendere posizione e ragionare tutti insieme. Per poi ognuno può votare a seconda delle proprie sensibilità. Per questo leggo il ragionamento e il saluto che faccio all'amico Okoye, che ci ha lasciato e quello che ci lascerà dopo che lui avrà poi sottoscritto le proprie dimissioni, che però mi sembra dal tono e dalle parole che ha usato, proprio perché si è reso conto che due cose bene tutto sommato non si possono fare. Però penso, per l'entusiasmo che ha messo in consiglio comunale, ci sia un futuro, visto che la sua vita ancora è così lunga, quindi forse la politica potrà essere una nuova un'attrazione in un futuro. Bene. Grazie consigliere Aiazzi. Consigliere Santoni. Sì, dopo aver sentito gli interventi, proprio non ci pensiamo nemmeno a ritirare l'ordine del giorno, lo manteniamo. E poi ci si meraviglia, come diceva Surace, che ci vuole una legge dello Stato per ottenere queste cose, sentendo gli interventi. Comunque, non c'era bisogno di presentarlo, ma forse no, ma insomma, è bene anche che i consigli comunali siano non solo passivi, anche attivi, se ne parli di queste cose, che di questi problemi ce ne facciamo carico, anche se poi i cambiamenti del nostro statuto sono minimi, sono due commi, non si tratta di niente di stravolgente. Più complicata sarà l'adeguamento della legge elettorale e farla passare anche fra i cittadini, questo sì, ma non spetta a noi, insomma. Dunque manteniamo l'ordine del giorno, accogliamo la proposta di modifica proposta dalla vice sindaco e ovviamente il nostro voto è favorevole. Allora, è stata accolta la modifica presentata dal vice sindaco dell'indirizzo, cosa era stato introdotto? Punto. Perfetto, va bene. Esatto. Allora, andiamo avanti alle dichiarazioni di voto. Poi magari lasciate il testo lì alla segreteria, il testo come quello definitivo. Allora, dichiarazione di voto. Consigliere Giovannini. Allora, nonostante tutto, io voterò a favore di questa mozione perché riconosco il valore e l'importanza di averne perlomeno mezz'ora parlato in questo consiglio, e quindi la mia polemica, che credo proseguirà ormai fino all'anno prossimo, sulla consulta non mi impedisce di votare a favore, perché l'integrazione che i democratici per sesto hanno accolto prevede una consultazione, un parere della consulta. Grazie. Grazie consigliere Giovannini. Si passa quindi alla votazione.
Favorevoli all'approvazione dell'ordine del giorno? Manca Sarabosi forse? 23 astenuti, 5 del PDL. L'ordine del giorno è stato approvato. Passa la parola al consigliere Doni per la sua mozione. Grazie Presidente. Allora, la disoccupazione in Italia è un problema e la crisi economica del 2008 ha colpito pesantemente gli stati occidentali e ha contribuito a peggiorare. Scusate la voce. Per farsi un'idea più precisa è utile uno sguardo ai dati presentati negli archivi Istat, dove è possibile reperire le serie storiche mensili sui tassi di disoccupazione a partire dal 2004, anno in cui la percentuale di disoccupazione nel range di età tra i 15 e i 64 anni era pari al 7,9%, dicembre del 2004. Dicembre 2005 il tasso di disoccupazione era sceso al 7,5%. 2006 6,2, 2007 6,5 e poi si inizia a risalire 2008 6,9, 2009 8,3, 2008 8,2, 2010 8,2, 2011 9,5 e nel novembre del 2012 siamo arrivati all'11,1%. È drammatica la situazione nella fascia giovanile fra i 15 e i 24 anni, 37,1, mentre nel 2006 i giovani disoccupati erano il 20%. A novembre del 2012 gli occupati risultano essere 22.873.000, 37.000 occupati in meno su base annua, mentre i disoccupati risultano essere 2.870.000. Su base annua la disoccupazione mostra una crescita del 21,4, ovvero 507.000 disoccupati in più. Quando la disoccupazione cresce rapidamente, come è successo in questi anni, accompagnata da una politica nomina fallimentare dello Stato, non si può che arrivare a una crescita notevole della disoccupazione. Si deve anche constatare che una politica economica incentrata unicamente sulla risoluzione di questo problema può a lungo termine rivelarsi un boomerang. Si pensi, ad esempio, al fenomeno dell'assistenzialismo. Lo Stato deve quindi perseguire una politica economica che porti a un lato alla diminuzione della disoccupazione, ma dall'altro a una situazione sostenibile a lungo termine. Il 31 agosto del 2011 il Ministro della Gioventù, il Presidente dell'ABI e il Presidente dell'INPS hanno presentato un'iniziativa per l'accesso al credito per gli studenti universitari, per l'accesso al mutuo per l'acquisto di prima casa da parte di giovani coppie e precari e per il bono dedicato a stabilizzare i giovani genitori precari, il tutto in un pacchetto presentato come diritto al futuro. È vero che la firma è quella del ministro Meloni e che in questo consiglio comunale viene presentato anche dal nostro gruppo, ma se anche un governo lontano, anni luce dalle nostre idee, fa qualcosa di buono, perché non dovremmo sfruttarlo? Se dovessimo presentare soltanto qualcosa firmato dai nostri rappresentanti, si dovrebbe andare un po' indietro nel tempo. Allora, i punti dei 5 punti del pacchetto sono il fondo per la casa, il fondo per lo studio, fondo genitori precari, Campus Mentis e Fondo Mecenati, ed è proprio sul punto 5 che fa riferimento la nostra mozione. Infatti, in questo Fondo Mecenati recita possono accedere le grandi strutture che intendono investire risorse proprio sulla valorizzazione professionale, lavorativa o imprenditoriale dei giovani meritevoli. Tralasciando i fondi e i dati che si rivolgono agli altri 4 punti, soltanto perché non riguardano la mozione, sul fondo mecenati si parla di 10.000 posti di lavoro a tempo indeterminato per i giovani con contratti atipici, 100 milioni per la spesa per le imprese giovanili, il talento e innovazione tecnologica e 68 milioni di spesa coordinata per gli enti locali a favore delle nuove generazioni. Sul sito del governo si legge, accordo con le regioni, 53 milioni e mezzo di euro, di cui 37 e mezzo a carico del Dipartimento della Gioventù per finanziare attività in favore dei giovani seguendo le seguenti priorità: realizzazione del sistema informativo integrato per i giovani che facilita l'accesso alle iniziative comunitarie nazionali e regionali in essere, offerte di aggiornamento e formazione favoriscono avvicinamento da parte dei giovani ad altri mestieri, a tradizione culturale locale,
valorizzazione della creatività dei talenti dei giovani in relazione alle professionali legate all'arte visiva, alla musica, alla multimedialità, trasformazione della rete degli ostelli della gioventù in vera e propria casa della creatività, nelle quali sviluppare la cultura e la conoscenza tra i giovani, promozione della cultura e della legalità tra i giovani. E poi arriviamo all'accordo con comuni e province. 15 milioni, di cui 10 milioni e mezzo a carico del Dipartimento della Gioventù per finanziare attività in favore dei giovani ed in particolare la creatività urbana, i servizi degli studenti universitari, il rafforzamento degli Informa Giovani, progetti di sicurezza stradale, ambientale e occupazione. E proprio prendendo spunto da quest'ultimo accordo con comuni e province che abbiamo deciso di presentare la mozione d'oggetto. Grazie. Grazie consigliere Doni. Signor Sindaco. No, l'ordine del giorno mi ha suscitato un certo interesse, quindi ho chiesto agli uffici di lavorarci un po' sopra, ma l'interesse ovviamente era derivato dal fatto che prima il consigliere Doni mi difende Maastricht, poi una legge della Meloni, il mondo è davvero, si apre a scenari imprevedibili per tutti noi. E vabbè, è bello della modernità. Scherzo, allora, fra le cose, oltre alle cose che diceva Doni, guardando il decreto, un decreto ovviamente 19 novembre 2010, le disposizioni decorrono dal 14 settembre del 2011 e ha, come diceva Doni, per oggetto modalità di gestione delle risorse finanziarie che il Dipartimento il Dipartimento emanato alla Presidenza del Consiglio demanda alle attività di selezione delle domande di accesso ai benefici finanziari di quell'articolo 2 e quelle di erogazione dei benefici medesimi a un soggetto gestore individuato tra gli enti pubblici aventi specifica competenza nella materia, ovvero in alternativa a società di capitale interamente detenuto dall'amministrazione dello Stato. In applicazione del decreto, il 30 maggio 2011 è stato sottoscritto un accordo fra il Dipartimento della Gioventù e l'INPS, individuato per l'appunto quale soggetto gestore. Il 5 settembre 2011 l'INPS ha comunicato l'istituzione della banca dati per l'occupazione dei giovani genitori, alla quale ogni soggetto risponde ai requisiti può iscriversi liberamente attraverso una sezione dedicata del sito INPS, che serve quale luogo di incontro fra domanda e offerta. L'articolo 2,1 del decreto del novembre del 2010, quell'oggetto della discussione, si precisa che il beneficio spetta a imprese private e alle società cooperative. Nella circolare del 2011 l'INPS si precisa che il beneficio spetta alle imprese private, alle società cooperative e alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 155 del 2006. Sono esclusi gli enti pubblici economici e non economici. Per cui, fra l'altro risulta ancora a disposizione, da quello che ho capito, del fondo, del capitolo, risultano ancora 17 milioni di questo fondo. Ora, tenuto di conto che le mansioni che il consigliere riportava riguardo alle possibili accordi con le amministrazioni comunali non sono svolte in economia dal nostro comune, e tenuto di conto che c'è un analogo provvedimento legislativo che impone alle amministrazioni pubbliche e quindi al nostro comune di diminuire ogni anno la spesa per il personale, e tenuto di conto dell'esiguità del contributo che la legge eroga a chi decide di assumere qualora lo potesse fare, un privato lo può fare, la sensazione che assumeranno poco con 5.000 euro di contributo, il comune non si può nemmeno porre questo problema perché non ha ad altri obblighi. Io volevo commentare solamente che l'invito rivolto al sindaco alla giunta, cioè dove i margini di intervento dell'amministrazione comunale a noi paiono e ai nostri uffici non sussistere, dal momento che da un lato gli enti locali non sono individuati come gestori, mentre dall'altro sono esclusi dalla tipologia dei beneficiari delle quote derivanti dalle nostre assunzioni. Quindi io suggerirei al presentatore e ai gruppi firmatari di non dare corso alla votazione su questo testo, anche perché qualora approvato io non lo potrei votare, ovviamente non troverebbe nessuna applicazione pratica e anzi controindicazioni di carattere normativo per quanto ci riguarda la nostra amministrazione comunale. Grazie signor sindaco, ci sono altri interventi sul punto all'ordine del giorno?
Consigliere Falchi? Ah no. Ci sono dichiarazioni di voto? Chiedo prima delle dichiarazioni di voto al consigliere Doni se ha precisazioni o cosa, o se si esprime in merito. Consigliere Surace. Solo un commento politico, mentre i presentatori hanno 3 minuti ancora per ragionare. Un commento politico al tema, senza aggiungere nello specifico quello che diceva il sindaco, ma agli interventi, o meglio, alle scelte di interventi sociali del tipo di quelli nella mozione, che arrivano dall'alto, bypassando completamente chi ha invece il compito di intervenire sul sociale, che sono gli enti locali, al di là del loro colore politico, delle loro maggioranze, e la ritira forte politica a chi dall'alto, che sia il ministro Meloni nello specifico o domani o un altro ministro, non è significativo, ha un governo centrale che invece di, seguendo il principio di sussidiarietà, finanziare chi ha il contatto col territorio e con le persone, può intervenire con progetti, con percorsi per chi è in difficoltà, da qualunque punto di vista esso sia, lavorativo o familiare, si getta a pioggia dall'alto questi fondi. Peraltro si mettono 50, si misero all'epoca 50 milioni di euro a un fondo specifico, togliendo invece miliardi dal fondo sociale generale, che invece andava poi in cascata a chi poi aveva contatti diretti con le situazioni di marginalità e di difficoltà. Per cui la mia è una critica politica a quel tipo di approccio che il fondo, che non è, cioè il fondo del consigliere Doni, ma cioè non è il fondo che ha stanziato lui, il fondo di cui si parla nella mozione, perché credo che la visione sensata era quella che, messa a suo tempo in campo in maniera abbastanza innovativa dal governo Prodi, ovvero finanziando a cascata chi poi lavorava sul territorio e decideva all'interno di specifici percorsi come intervenire, come aiutare chi era in difficoltà, e non interventi bypassando tutta questa catena con criteri puramente statistici, tot mesi di collocamento, tot euro hai accesso al fondo. Quindi noi creiamo un intervento appunto di sussidiarietà in cui sono gli enti locali, tutti gli enti locali, da quelli governati da uno estremo a quell'altro, che debbono gestire correttamente i servizi sociali e dare lì i fondi per intervenire nelle situazioni di marginalità. Inoltre, il mio intervento è un po' all'atere, ma insomma il tema della mozione era questo, per cui mi faceva piacere chiudere il ragionamento da questo punto di vista, che credo sia anche vicino all'idea politica dei presentatori per quanto riguarda la tutela del welfare pubblico. Grazie. Grazie, consigliere Surace. Consigliere Doni. Era stato su questo punto anche è lo stesso ordine del giorno che abbiamo presentato, che è quello che è la mozione numero 9 della città di Torino, che è stata approvata dal Consiglio Comunale in data 21 gennaio 2013. Ho capito, no, ma io logicamente, sentendo quello che mi è stato risposto dal sindaco, mi sento in obbligo di ritirare l'ordine del giorno per non arrivare a essere a una bocciatura che non avrebbe poi possibilità di conseguenza. Però quello che io dicevo, può darsi che è stato presentato qui perché magari, io non so se a Torino avevano la possibilità di avere dei fondi o di poterci accedere. Magari c'hanno l'informa giovani però a Torino. Però l'unica possibilità che noi potevamo averla era portarla in consiglio comunale per verificare se la risposta poteva essere positiva, perché magari abbiamo avuto la possibilità di sapere che hanno lavorato per vedere se c'era la possibilità di avere uno sfondo alla nostra richiesta. Probabilmente a Torino avranno qualcosa di differente, perché noi quando siamo arrivati e si è letto questo, ho detto proviamo a presentarlo se all'interno del nostro comune ci fosse la possibilità di aprire una piccola risposta a qualcuno, anche perché
non è che vogliamo dare meriti o demeriti a qualcuno, ma magari i comuni o chi governa i comuni sono presi da altre parti, magari passano sotto cose che magari, se uno ha la possibilità di sollecitare o di dargli uno stimolo, possono servire a dare una risposta positiva. Quindi, grazie alle risposte che abbiamo sentito, noi ci sentiamo di ritirare l'ordine del giorno per non mettere la votazione. Grazie. Grazie consigliere Doni, quindi l'ordine del giorno è ritirato. Passerei al punto successivo, che è un'interrogazione del consigliere Massi sull'impraticabilità del marciapiede ovest di Viale dei Mille in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario in caso di pioggia, presentata dal gruppo consigliare Popolo e Libertà. Immagino che risponda l'assessore Andorlini dopo. Prego consigliere Massi. Grazie. Allora, sono ritornato sull'argomento perché lo stesso argomento presentai in interrogazione il 15 novembre 2011. A seguito della consegna dei lavori fu notato l'inconveniente. Praticamente a seguito dei lavori si è formata una sacca profonda ed estesa nel marciapiede ovest, zona sud sottopassaggio ferroviario, in corrispondenza del marciapiede adibito a passaggio pedonale e parte ciclabile. Facciamo un po' di silenzio per favore. All'interrogazione allora, il 15 novembre 2011, l'assessore competente rispose che di fatto nei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice si erano riscontrate, oltre a quella segnalata, diverse anomalie e che l'amministrazione aveva già contattato l'impresa appaltatrice affinché tali anomalie fossero eliminate. Quindi dal 15 novembre 2011 sono passati un anno e qualcosa, a tutt'oggi il problema non è stato risolto. Considerato che l'amministrazione comunale se stesse, per l'amministrazione comunale se stesse, è diventata una prassi piuttosto ricorrente collaudare e riprendere in consegna le opere e accorgersi solo in secondo tempo che i lavori in parte o in toto non erano stati eseguiti ad opera d'arte, fa testo tra le cose della bitumatura di Piazza d'Ariosto, i lavori di pavimentazione della piazza della Chiesa, l'attuale pista ciclabile, piazza Genori, via Verdi, eccetera, diciamo è un po' preoccupante, no? Perché bisognerebbe eventualmente fare più attenzione all'atto delle consegne dei lavori. Quindi con l'interrogazione chiedo se a distanza di un anno e sei mesi c'è intenzione dell'amministrazione, pur conoscendo diciamo le grosse difficoltà di questo momento economiche e finanziarie, da risolvere e rendere utilizzabile in caso di pioggia almeno per 5-6 mesi l'anno in marciapiede. Grazie. Grazie consigliere Massi, la parola all'assessore Andorlini. Grazie Presidente. Effettivamente nel luogo indicato dal consigliere Massi c'è una sacca di acqua sulla sede del vecchio marciapiede. Il problema verrà risolto con la realizzazione all'interno del piano delle manutenzioni straordinarie 2013, non appena disponibili le relative risorse, e fa riferimento da questo punto di vista a quanto già detto nel corso di una risposta ad un'interrogazione nello scorso consiglio, di una caditoia collegata a quella sottostante sulla strada e con la realizzazione di una canaletta che scoli l'acqua verso la strada. Sarà valutata la soluzione ottimale anche in relazione ai costi. Il problema che solleva il consigliere Massi nella sua interrogazione non è imputabile alla ditta esecutrice dei lavori sulla pista ciclabile del Viale dei Mille, in quanto quei lavori non sono intervenuti sul percorso pedonale oggetto dell'interrogazione. Nelle opere realizzate possono aver indotto tale problematica, come si può dedurre dalla conformazione del marciapiede e dall'andamento delle pendenze che in tale punto formano un confluvio tra la parte del marciapiede del sottopasso e quello della parte aperta, per cui mi sento di rimandare al mittente tutte le osservazioni sulle condizioni di collaudo dell'amministrazione. Consigliere Massi. Finalmente si è rotto. Funziona. Grazie, professore.
Comunque lei ha detto che è nel corso della programmazione 2013, quindi si spera che per la sistemazione si deve aspettare ancora un anno e sei mesi. Comunque l'affermazione dell'assessore che non è dovuta, è vero che è il vecchio marciapiede, però se noi facciamo uno scivolo che con una pendenza del 5% che butta l'acqua nel marciapiede, e quindi la causa può essere senz'altro ricondotta alla pendenza della pista ciclabile che va nel marciapiede. Grazie. Grazie consigliere. Veramente è il marciapiede che va nella pista ciclabile, ma comunque lasciamo stare. Allora, consigliere Santoni presenta la sua interrogazione al punto 9. Dunque, c'è un'interrogazione in merito alla nuova scuola per l'infanzia di Viale Togliatti. La premessa è breve: è stato approvato dalla Giunta nel 2009 il progetto esecutivo, sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva con un ribasso del 46,63%, il termine dei lavori era previsto per l'anno scolastico 2011-2012, e i lavori sono a oggi quantomeno interrotti e l'area del cantiere è in evidente stato di degrado ed abbandono. Tra l'altro è proprio limitrofa, confinante, con l'asilo nido Gatto e la Volpe. Pertanto si interroga l'amministrazione comunale per sapere le motivazioni della momentanea interruzione dei lavori e se l'amministrazione comunale è in grado di prevedere quando i lavori saranno riavviati, il loro termine e l'apertura definitiva della nuova scuola per l'infanzia. Grazie. Grazie consigliere Santoni. Risponde l'assessore Andorlini. Sì, ringrazio il consigliere Santoni per questa interrogazione che ci consente di fare un po' di chiarezza su questa vicenda. I termini contrattuali per la realizzazione della scuola di Viale Togliatti risultano scaduti al 25 febbraio, senza che le opere siano state portate a compimento dall'appaltatore e i lavori, che sono stati compiuti solo al 35% del loro importo contrattuale, giacciono da mesi in uno stato di totale abbandono. Nell'ultimo incontro dell'8 febbraio 2013, la Edil Costruzioni, appaltatrice dell'opera, si era impegnata a riavviare immediatamente le opere presentando un cronoprogramma esecutivo per l'ultimazione dei lavori. Tale ripresa lavori non ha mai avuto luogo. Già nella riunione del 15 novembre 2012 l'amministrazione comunale aveva posto come condizione imprescindibile per una ricomposizione bonaria del grave ritardo accumulato dall'impresa la ripresa immediata delle opere a testimonianza concreta delle reali intenzioni della ditta esecutrice. Ma come detto, a circa un mese dall'ultimo impegno nulla è cambiato e nonostante i reiterati annunci da parte dell'impresa di ripresa lavori non sono state neppure concluse le opere in cemento armato propedeutiche alla messa in produzione della copertura in legno lamellare, una delle opere fondamentali di tutta la scuola. A parere degli uffici dell'amministrazione, proprio la fornitura e posa in opera della copertura in legno lamellare ha costituito lo scoglio, l'ostacolo primario su cui è venuta meno la capacità imprenditoriale dell'appaltatore di portare a compimento i lavori. Infatti, fin tanto che si è trattato di eseguire lavorazioni edili di modesta entità, l'impresa vi ha fatto fronte con le proprie forze organizzative, ovvero facendo leva anche su subaffidamenti esterni. Al momento del rilevante impegno economico per la fornitura della copertura in legno lamellare, il meccanismo si è inceppato, sia probabilmente per l'importo consistente della fornitura stessa e sia verosimilmente per la difficoltà di poter onorare concretamente l'impegnativo ribasso offerto in sede di gara. Per l'appaltatore si è pertanto aperta un'estenuante trattativa da un lato con il subappaltatore per la definizione delle condizioni economiche della subfornitura che si è conclusa solo dopo il 6 febbraio ultimo scorso, a circa 23 mesi dall'inizio lavori, e dall'altro con la nostra amministrazione comunale con la contestazione di alcune carenze progettuali per tentare di rinegoziare con la stazione committente alcuni aspetti tecnico-economici dell'appalto. È utile ricordare a questo proposito che subito dopo l'approvazione della prima variante l'appaltatore ha contestato anche nuovi prezzi appena sottoscritti ed accettati, con i quali erano stati ridefiniti alcuni aspetti delle parti in legno lamellare e del manto di copertura in rame.
Nel frattempo i lavori venivano arbitrariamente sospesi dall'impresa e restavano fermi senza alcun giustificato motivo, mentre i termini contrattuali inesorabilmente volgevano al termine. L'appaltatore si è giustificato facendo riferimento alle difficoltà dovute al momento congiunturale sfavorevole e a riscuotere i propri crediti presso altre pubbliche amministrazioni bloccate dal patto di stabilità e assicurando tuttavia che l'apporto di risorse fresche da parte della nuova gestione aziendale avrebbe sbloccato favorevolmente la situazione. In questa fase l'amministrazione ha tentato in tutti i modi di venire incontro alle richieste dell'appaltatore al fine di giungere ad una risoluzione bonaria delle controversie per portare a compimento l'opera in tempi certi nell'interesse della stazione appaltante stessa, dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza. L'amministrazione, a fronte di una ripresa immediata dei lavori, si è dichiarata disponibile ad accogliere le modifiche proposte dall'impresa, oltre che sulla tanto discussa orditura lignea di copertura e sui dettagli esecutivi di quest'ultima, anche sulla parte impiantistica elettrica e termica, sul manto di copertura in rame, sugli infissi e sui corpi illuminanti e via via. Ma nonostante la citata disponibilità nei confronti delle richieste dell'impresa, non si è addivenuti ad alcuna conclusione fattiva di avanzamento delle opere, tanto che a 24 mesi dalla consegna dei lavori questi sono ancora ben lontani dalla loro ultimazione. Secondo l'amministrazione comunale si è concretato un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, la cui responsabilità è da addebitare interamente all'impresa costruttrice, come appare evidente da una cronologia dei passaggi essenziali prima descritti e che qui non si espone per esteso per ragioni di brevità. Basti comunque ricordare in ultimo che il giorno 15 novembre 2012, dopo due appuntamenti rinviati dalla ditta, 31 ottobre e 5 novembre, si tiene una riunione presso l'amministrazione comunale in cui l'impresa lamenta le difficoltà congiunturali dovute appunto all'attuale crisi economica, nonché alla difficoltà di riscuotere i propri crediti presso altre pubbliche amministrazioni. Dichiara, come si diceva prima, tuttavia, che l'apporto di risorse fresche da parte di una imminente nuova gestione dell'impresa avrebbe sbloccato positivamente la situazione. Si dichiara pertanto disponibile a riprendere i lavori. Notate la data, 15 novembre 2012. Visti i gravi ritardi, vi sarebbero già stati gli estremi per una risoluzione contrattuale. Tuttavia, visto l'interesse preminente della collettività di portare a compimento l'opera, viene sottoscritto un impegno articolato in 5 punti. L'impresa si impegna a produrre la conferma al subappaltatore per la messa in produzione della copertura in legno lamellare e tempi certi per il montaggio della stessa a conferma della volontà di procedere con i lavori. Gli uffici dell'amministrazione consegnano all'impresa una copia del verbale di concordamento di nuovi prezzi per le modifiche migliorative proposte dall'impresa sulla parte impiantistica che viene concordato potrà essere firmato congiuntamente alla consegna della documentazione sopra descritta, approvazione della perizia di variante sulla parte impiantistica proposta dall'impresa e proroga dei termini contrattuali, valutazione dell'affidamento di lavori extra contratto dopo la ripresa dei lavori e la conclusione della copertura in legno lamellare. Dopo circa 2 mesi dalla sottoscrizione di questi 5 punti non vi è stata ripresa dei lavori, né tantomeno la comunicazione dell'ordine al subappaltatore di messa in produzione della copertura in legno lamellare. In data 8 gennaio 2013 la direzione lavori con un ordine di servizio richiede nuovamente la ripresa dei lavori e la trasmissione di quanto richiesto del verbale sopra citato. L'impresa, in data 10 gennaio, si dice in attesa di una convocazione da parte della nostra amministrazione per sottoscrivere il citato verbale di nuovi prezzi, ma contrariamente a quanto verbalizzato non invia la conferma del famoso ordine di fornitura al subappaltatore, che secondo gli accordi avrebbe dovuto essere sottoscritto nella settimana successiva a quella del 15 novembre. Tuttavia, stando alla disponibilità del notaio contattato dall'impresa con un ritardo di circa 3 mesi, dalla data concordata nell'ultima riunione, l'atto è fissato per il giorno 6 febbraio 2013. Il 14 gennaio 2013 il responsabile del procedimento sollecita l'appaltatore a riprendere i lavori e ad ottemperare agli impegni assunti e convoca improrogabilmente l'impresa per il giorno 8 febbraio. Finalmente, il giorno 8 febbraio, l'impresa Edil Costruzioni consegna agli uffici dell'amministrazione copia dell'atto notarile con cui si conferma a subappaltatore l'ordine di fornitura della copertura in legno lamellare e si dichiara intenzionata a riprendere immediatamente i lavori per portare a compimento la scuola.
chiede una proroga di 200 giorni che il responsabile del procedimento nega se non verranno conclusi immediatamente i lavori propedeutici alla realizzazione della copertura. Il giorno successivo la ditta fa pervenire un cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni con impegno alla ripresa immediata delle lavorazioni stesse per la conclusione entro febbraio del 2013 di quest'anno delle opere in cemento armato propedeutiche alla copertura e una richiesta di proroga stavolta di 300 giorni. Come già più volte ricordato, la ripresa dei lavori non ha mai avuto luogo ed i termini contrattuali sono scaduti il 25 febbraio senza che l'opera sia stata portata a termine. A questo si aggiunge che in data 13 marzo la Holz Albertani, subappaltatrice delle opere in legno lamellare, ha comunicato che non potrà procedere alla messa in produzione della carpenteria lignea in quanto non sono state concluse le opere in cemento armato previste per il 13 febbraio propedeutiche alla posa delle travi in legno. A parere dell'amministrazione, quindi, considerato che l'impresa appaltatrice non ha ottemperato alle ripetute richieste di ripresa lavori, ultimo l'ordine di servizio si citava prima dell'8 di gennaio, a parere dell'amministrazione si ritiene che i termini contrattuali sono scaduti e che sono venute meno le condizioni imprescindibili per una ricomposizione bonaria delle inottemperanze addebitabili all'impresa e si concretizza un grave inadempimento degli obblighi contrattuali in quanto è stata compromessa la buona riuscita dei lavori e l'impresa stessa ha mancato di portare a compimento l'opera nei modi e nei tempi prescritti dal capitolato e dal contratto. Considerato che per quanto sopra ricorrono gli estremi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 163/2006, l'amministrazione con lettera del 19 marzo 2013 ha comunicato alla ditta appaltatrice l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento. I passi successivi da compiere saranno valutati dall'amministrazione in base all'avanzamento di tale procedura, valutando in particolare quale delle opzioni a disposizione dell'amministrazione, secondo il codice dei contratti, sia la più congrua per avere la ragionevole certezza che i rimanenti lavori possono essere conclusi secondo la tempistica indicata dal progetto, ovvero circa 10 mesi dalla data della ripresa dei lavori stessi. Grazie, assessore. Consigliere Santoni. Io ringrazio l'assessore Andolini perché è stato veramente esaustivo, mi sono anche un po' perso francamente, però a quello che ho capito c'è stata una risoluzione del contratto per inadempienza e che comunque l'amministrazione comunale è intenzionata a riproporre una nuova gara e che ci vorranno, quando riprenderanno i lavori occorreranno un certo numero di mesi per realizzarli. Quello che a parer mio, al di là delle polemiche sulle gare al massimo ribasso che spesso provocano dei guasti non indifferenti, io dico anche in strutture importanti come doveva essere questa scuola, di questo ci dispiace molto di quello che è avvenuto, perché questa scuola doveva ospitare a regime 150 bambini, questa scuola era un punto importante per la comunità sestese, per i bambini. Doveva decongestionare una scuola come la Balducci, che è già abbastanza in affanno. Perciò quello che ha detto l'assessore Andolini, speriamo che si concretizzi quanto prima e che vengano ripresi i lavori. Un invito, assessore Andolini. E quello che è il cantiere è veramente in stato, è uno sfacelo, sono state sfondate le reti di protezione e l'asilo nido accanto, il gatto e la volpe, veramente a contatto di gomito, perciò se la possibilità di mettere in sicurezza l'area di cantiere credo sarebbe doveroso da parte dell'amministrazione comunale, grazie. Sì, per quanto riguarda il discorso del bandire una nuova gara, come dicevo nella risposta precedente, l'amministrazione valuterà a seguito di quello che saranno la prosecuzione della procedura di risoluzione del contratto, quali saranno i passi più opportuni ai sensi del decreto legislativo 100 sulla legge sui contratti pubblici per capire quali saranno i passi più opportuni da compiere per avere, come dicevo prima, una ragionevole certezza sui tempi di conclusione dei lavori. Per quanto riguarda la messa in sicurezza del cantiere rispetto a tutte le altre attività che si svolgono all'intorno, ovviamente l'amministrazione procederà nei confronti della ditta appaltatrice che è ancora responsabile del cantiere stesso perché questo avvenga senza ci possano essere detrimenti per terze persone. Grazie assessore.
Il consiglio ha termine alle 17:30. Buona Pasqua a tutti.